Video acquisti Outlet Calliope. Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi video prodotti, scusate, già se non faccio così io non sono me medesima. Video acquisti, allora girerò due video oggi perché sono andata in giro un po' per centri commerciali. Spero che vediate bene, scusate il fondo di Cobra Kai, ma l'ho messo in stop per appunto girare i video. Oggi vi parlo di acquisti fatti allo spazio di Calliope, che il negozio vero, insomma, diciamolo così, è alla Digeo a Verona. Io questo tipo di outlet l'ho trovato sulla strada per venire a casa e ho fatto degli affaroni pazzeschi. Tutto quello che ho preso, vabbè, vi dirò i prezzi man mano. Vabbè, partiamo presto che tardi. Allora, questo è un volantino che c'era nella posta. Questo è il mega sacco Calliope e partiamo subito. Allora, come prezzi, boh, non lo so. Comunque, ho preso un paio di jeans. A me piacciono questi jeans qua, vengono definiti carrot fit. Sono dei jeans che hanno questa cintura e la gamba che ha un po', diciamo un po' braga alla turca, sembrerebbe. 100% cotone organico. Di questi ho preso una L e da 29,90 € ho speso 2 euro, vedete? 2,99 €. Cioè, guardate la mia faccia, pazzesco. Poi, altro jeans, più o meno i lavaggi anche sono sempre quelli, ma non mi interessa una mazza. Sempre L, questi invece vengono definiti come stile, adesso ve lo dico subito. Questo, allora, quello è 100% cotone organico, questo è 50% cotone organico. Non c'è scritto come sono, ma mi sono piaciuti un sacco, in quanto hanno la chiusura come i 501 di una volta coi bottoni e hanno la gamba che va giù lunghissima e un po' a zampa. Questi li ho pagati, adesso ve lo dico subito, scusatemi, io non sono molto brava a far vedere le cose, costavano 29,90 € e li ho pagati 4,99 €. Stai scherzando? Allora, c'era anche tantissima roba da uomo e credo che porterò mio marito quando lui avrà voglia, non credo oggi perché via, però vale la pena anche da uomo. Ci sono un sacco di belle cosette basiche, carine, tanta roba. Ma andiamo avanti, sempre un altro paio di jeans. Allora ragazzi, questo mi è piaciuto e ho rischiato ed è quello che costa di più di tutti, perché questo è una M, però io ho la vita che è più stretta della gamba, per cui spero e confido di starci dentro. Queste sono meravigliosi, hanno un taglio che sembrano, adesso provo a farvi vedere così, alzarmi in piedi, sono fatti così, sono un po' pantapalazzo e hanno il risvolto sotto. Allora, questi qua erano della nuova collezione, quindi non in super sconto, però venivano, erano scottati al 50, invece di 26,25 €, li ho pagati 12. Ecco, questi spero vivamente di starci dentro perché ha la vita molto stretta, però in qualche modo farò il pantalone molto largo e qua ha una sorta, vedete, di pants davanti, carinissimo. Poi, vabbè, ho preso due robe che non so se me le metterò mai, e le faccio vedere alla fine. Poi ho preso altro pantalone che anche qui è stato un'offertona, pantalone da vecchietta con la pants che va giù strettino, bellissimo, bellissimo. Questo sempre preso la L perché sono sicura che non ho provato niente, quindi vi saprò dire, ma io ormai mi conosco, non sbaglio mai. Questi venivano 25,99 con l'81% di sconto, li ho pagati
4,99, ma di questi, se se ne prendevano due paia, io ho preso un paio neri, ok, il secondo lo pagavo 3,98 euro, cioè ne pagavo, costava sempre 4 euro, però li skippavano e alla fine questo l'ho pagato, perché l'ho visto benissimo, 3,98 euro. Questi sono un po' leggerini, cioè in pieno inverno si fa un po' fatica, però obiettivamente adesso, non lo so, si sta un po' ribaltando tutto, quindi secondo me li porterò anche quest'inverno con sotto un paio di calze. Poi ho preso una magliettina bellissima, 1,98 euro. Tra le altre cose, ragazzi, le composizioni, adesso questa è, vediamo, per 1,98 euro se ho del cotone, vediamo un po', boh, non c'è scritto, vabbè, lo guarderò più avanti. Comunque, questa era la mia, perché penso che mi rappresenti come maglia. Positive is my superpower. È il mio superpotere, la positività, ed è proprio così. Questa l'ho pagata 1,98 euro, però l'ho presa un po' over, perché volevo che, insomma, ho provato la M così a vederla, però questa è una L, mi piace di più. 1,98 euro, e la positività è il mio superpotere, perché la negatività la lascio agli altri. Poi ho preso due robe che non so mai se me le metterò, ma visto il costo ho detto, beh, vabbè, rischiamola. Allora, questo l'ho pagato 1,99 euro, è un vestito a fiorellini, mi viene da ridere, un vestito a fiorellini che tra l'altro guardate dietro la scollatura che ha, quindi lo metterò, boh, vabbè, mai, è fatto così, con le maniche a sbuffo, va giù a tubino, ma è leggermente sotto il ginocchio. Questo l'ho pensato con una bella scarpa tipo anfibio e il, come si dice, e la calza scura, chiaramente, e vabbè, una giacca nera e fa il suo. Poi una cosa un po' aggressive che ho preso è stata questa gonna, che però credo che con le mie forme non vada malissimo. Anche questa sicuramente è una gonna che porterò in rare occasioni, con una décolleté, però è molto carina. È in simil pelle con la cintura e uno spacchettino qua laterale. Ho preso una L e da 19,99 euro l'ho pagata 2,99 euro. Insomma, ho fatto anche un video abbastanza rapido. Quindi di tutti questi pezzi, quindi ho preso tre jeans, due pantaloni in tela, scusatemi, con le pants, un vestito, una maglietta e una gonna, e ho il tutto speso 35,90 euro. Non ero mai stata lì, o meglio, ero passata più volte negli anni, nei mesi, insomma, che sono andata a Verona, perché vado a Verona per autostrada, poi torno indietro per strada normale, ditemi se sono normale, ma è così. E tra le altre cose scopro sempre cose nuove, nel senso che aprono negozi e così. Infatti adesso ho aperto anche la saponeria vicino a San Bonifacio, quindi sarà la morte mia e di mio marito. No, e ho detto, vabbè, Calliope Outlet, andiamo a vedere. Cioè, e che mi sono dato un contegno, nel senso che ho detto, beh, vabbè, c'era un trench bellissimo, bellissimo, fatto proprio stile Barberi, bellissimo, color bruciato, c'era SXS. Ero arrabbiatissima, perché un trench lo sto cercando, come quest'anno mi sarebbe piaciuto prendere un bel trench e dei bei texani. Questo è la mia cosa principale. Però di tutte queste cose ho speso 35 euro, io che amo molto cambiarmi, amo molto cambiare anche il mio stile, così giocare un attimo, ho preferito appunto investire. I jeans io ne ho tantissimi, ma devo essere sincera, non ho più quelli a vita bassa, li ho tutti a vita alta, e mamma mia, ho fatto degli affaroni e ne ho lasciati là a malincuore, perché ho detto, vabbè, cioè non è che posso comprare 80 paia di jeans, però
tanta roba. Niente, questo sono il video dei miei acquisti, non so se da voi vicino c'è un Calliope Outlet, se è così andate dentro e spulciate, probabilmente sono stata fortunata questa volta, ci vado un'altra volta e non trovo niente, un po' come capita anche nei vari outlet tipo Intimissimi e quant'altro, e sono venuta a casa che ho svoltato la giornata. Bene, che fate? Non vi iscrivete al canale? Che state aspettando? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi su Instagram, che lì ci sono sempre tutte le mattine con le mie perle odierne. Ciao!